50 milioni di sterline, questo è il valore di Fernando Torres. Per alcuni un flop stagionale per il Chelsea. Ora che lo spagnolo sembra aver recuperato la sua forma, i Blues hanno deciso di riaffacciarsi sul mercato e magari puntare su un altro cavallo vincente, Radamel Falcao. Il club inglese infatti è in pressing sull'Atletico Madrid per il colombiano. Il club spagnolo in forte crisi finanziaria è pronto ad alzarne il prezzo. Voci di mercato che però non preoccupano Torres. Free more years contract, so I'm expecting to stay at Ho ancora least 3 anni di three years contratto e here. quindi non credo di muovermi da I qui. always say the Come same, dico sempre, ho and ancora tanto everything da is still dare a to questo look to this club. club, and Credo che abbiamo a I think we have disposizione a un really good ottima rosa e squad, a young soprattutto squad giovane. to Sappiamo di win essere una grande on squadra e in desideriamo time, dimostrare a and tutti we che are vogliamo sure that essere we are a team protagonisti e that ci is going to show riusciremo. everyone, and I would like to be involved, I'm sure I will. L'attaccante di Colchoneros potrebbe prendere la strada di José Mourinho sempre che lo Special One ritorni allo Stamford Bridge. Una novità di mercato questa che potrebbe mettere Torres in penombra, non solo perché si troverebbe a competere con il colombiano che in Liga ha segnato 25 gol, ma anche perché perderebbe un alleato prezioso come Benitez. La situazione potrebbe stimolare comunque il giocatore spagnolo a tornare a quello di una volta in vista della semifinale di andata di Europa League. Ascoltiamolo. Well, I think all the team is enjoying this competition. I Credo saw che last tutte le week, squadre si and stiano after godendo questa to be at the competizione. Champions Dopo aver League, chiuso il discorso in very Champions, disappointing time chiaramente for c'era us, molta but amarezza, ma ora the change ci to our concentriamo mindset sull'Europa and League e la to be consideriamo il really nostro Europa League principale and obiettivo one of stagionale. the more important targets for us this season. We want to go back to Champions League next season and keep winning trophies. L'Europa porta bene a Torres che ha segnato 4 volte in 3 presenze. Con l'aria che tira in chiave mercato, la prossima sfida con il sorprendente Basilea sarà sicuramente un test fondamentale per lui se non vorrà essere messo ai margini.